Teresina sta qui. Teresina? E chi è? Teresina, la cantante. Ah, e voi chi siete? C'è o non c'è? Ditele che c'è Micuccio e fatemi entrare. Ma non c'è nessuno a quest'ora. La signora Sina Marnis è a teatro. Anche zia Marta? Ah, il nipote? Oh, favorisca allora, prego, prego, favorisca. Di qua, prego. Ecco, prego. Avvicini pure alla stufa, così bagnato. Conviene che ti asciughi un pochino, così facci prendere dei malanni, vero? Ecco. Chi è? Chi è? Ehi, Dorina, su, vedi che c'è qui il signor Bonvicino. Bonavino, veramente. Bonavino, Bonavino. E chi è? Parente della signora. Come sarebbe di lei la signora? Cugina, forse? Ecco, veramente no, non c'è parentela, sono... Sono Micuccio Bonavino, lei lo sa. Parente della signora? Ma che, non lasciami sentire, compaesano. Ma perché allora mi avete domandato se c'era zia Marta? Capisci, io ho creduto parente, nipote. Io non posso ricevervi, caro mio. Non potete ricevermi? Se vengo apposta dal paese. Apposta perché? Per trovarla. Ma non si viene a trovare a quest'ora, non c'è. Ma se il treno arriva adesso, che posso farci io? Potevo dire al treno, cammina più presto. Treno è... arriva quando deve arrivare. Sono in viaggio da 2 giorni. Ci vede, oh. Sì, è... Molto? Come sono? Brutto, caro. Non vi offendete. Io non posso ricevervi. Ritornate domani mattina e la troverete. Adesso la signora è a teatro. Ma che tornare? E dove volete che vada io adesso? Di notte, forestiere. Se non c'è, l'aspetto. Oh, bella, non posso aspettarla qua. Ma vi dico che senza permesso ma non... Ma che permesso? Voi non mi conoscete. Appunto perché non vi conosco. Non voglio mica prendermi una sgridata per voi. State tranquillo. Ma sì, avrà proprio testa per badare a lui questa sera, la signora. Vedete, caro, ci sarà una gran festa. Ah, sì? Che festa.
La serata d'onore. E finiremo, se Dio vuole, all'alba. Va bene, tanto meglio. Sono sicuro che appena Teresina mi vede... Capisci, la chiama così lui, Teresina, senz'altro. Mi ha domandato se stava qui Teresina la cantante. E che è? Non è cantante? Se si chiama così? Volete insegnarmelo a me, lei? Ma dunque la conoscete proprio bene? Bene. Cresciuti insieme da piccoli io e lei. Che facciamo? Lascialo aspettare. Ma sicuro che aspetto. E che vuol dire? Mica sono venuto per... Oh, state pur là. Io me ne lavo le mani. Devo apparecchiare. È bella questa. Come se io fossi... Forse perché mi vede così. Per tutto il vento e il fumo della ferrovia. Se lo dicessi a Teresina quando torna dal teatro. Questa casa, scusate, di chi è? Nostra, finché ci stiamo. E dunque? È grande la casa. Così, così. Questo è un salone. Per il ricevimento. Questa notte ci si cena. Che tavolata. Che luminaria. Bello, eh? Dunque, è vero. Che cosa? Si vede, stanno bene. Ma sapete chi è Sina Marnis? Sina? Mm. Ah, già, sì, è vero. Adesso si chiama così. Me l'ha anche scritto zia Marta. È sicuro, Teresina? Sicuro, Teresina, Sina. Ma aspettate, aspettate, ora che ci penso voi. Ferdinando, lo sai chi è? È quello a cui scrive sempre, lei, la madre. Ma sa scrivere appena, poverina. Sì, sì, Bonavino, Bonavino. Ma Domenico, voi vi chiamate Domenico? Domenico o Micuccio, la stessa cosa. Noi diciamo Micuccio. Che siete stato malato, vero, ultimamente? Ah, terribile, sì, per morire, morto, con le candele accese. Che la signora Marta mi mandò un vaglia, mi ricordo. Siamo stati insieme alla posta. Un vaglia, sì. Sono anche venuto per questo. L'ho qua io il denaro. Glielo riportate? Ah, denari, niente, denari. Non se ne deve neanche parlare. Ma dico, staranno ancora molto ad arrivare? Oh, ci vorrà ancora. Questa sera poi figuriamoci. Oh, bene, brava, bis, bis. Gran voce, eh? Eh sì, anche la voce. Me ne posso vantare. Opera mia. La voce? Gliel'ho scoperta io. Ah, sì? Senti, Ferdinando, gliel'ho scoperta lui la voce. Sono musicante, io. Ah, musicante, bravo. E che suonate? La tromba? No, che tromba? L'ottavino. Sono della banda, io. Della banda comunale del mio paese. Che si chiama... Aspettate, me lo ricordo. Palma Montechiaro, come volete che si chiami. Ah, già, Palma, sì. E dunque la voce... Gliel'avete scoperta voi. Oh, su, su, diteci come avete fatto. Sta a sentire, Ferdinando. Come ho fatto? Cantava. E voi subito, musicante, eh? No, subito no, anzi. Vi ci è voluto del tempo, eh? Lei cantava sempre, anche per dispetto. Ah, sì? Perché per dispetto? Per non pensare a tante cose. Che cose? Dispiaceri, contrarietà... Poveretta. Eh sì, allora. Le era morto il padre. Io sì. Le aiutavo, lei e la madre, zia Marta. Mia madre però non voleva. Beh, insomma. Le volevate bene, dunque?
Io? A Teresina? Mi fate ridere. Mia madre pretendeva che l'abbandonassi perché lei, poverina, non aveva nulla, orfana di padre, mentre io, bene o male, il posticino ce l'avevo nella banda. Ma niente, niente, allora, fidanzati. Non volevano i miei parenti allora. E apposta cantava per dispetto Teresina. Guarda, guarda. E allora voi? Il cielo. Proprio posso dirlo. Ispirazione del cielo. Nessuno ci aveva mai badato, neanche io. Tutto a un tratto, una mattina. Quando si dice la fortuna, Non me lo scordo più. Era una mattina d'aprile. Lei cantava alla finestra, sui tetti. Stava in soffitta allora. Capisci? È zitto. Che male c'è? Di quest'erba si fa il fascio. Ma si sa. Dunque, cantava. 100.000 volte l'avevo sentita cantata da lei, quell'arietta nostra paesana. Arietta? Sì, una musica. Ma non ci avevo mai fatto caso. Ma quel giorno, un angelo, ecco, un angelo mi parve che cantasse. Zitto, zitto. Senza prevenire né lei né la madre, verso sera condussi con me nella soffitta il maestro della banda, che è mio amico. Un amicone per questo, Saro Malaviti. Tanto buono, poveretto. La sente? Lui è bravo, è un maestro bravo, che lì a Palma lo conoscono tutti. Dice, ma questa è una voce di Dio. Figuratevi che allegrezza. Presi a nolo un pianoforte che... per arrivare lassù in soffitta, beh, basta. Comperai le carte da musica e subito il maestro cominciò a darle lezione, ma così, contentandosi di qualche regaluccio che potevo fargli io di tanto in tanto, che ero io, quello che sono adesso, un poveraccio. Il pianoforte costava, le carte costavano. Poi Teresina doveva nutrirsi bene. Si sa, Per avere forza di cantare. Carne, ogni giorno. Me ne posso vantare. Per Bacco. E così? Cominciò a imparare. E si vide fin da allora. Stava lassù, in cielo, si può dire. E si sentiva per tutto il paese la gran voce. La gente, così, sotto nella strada a sentire. Ardeva proprio. E quando finiva di cantare, m'afferrava per le braccia così e mi scrollava. E pareva una matta. Sì, perché lei già lo sapeva e vedeva quello che sarebbe diventata. Il maestro poi ce lo diceva. E lei non sapeva come fare a dimostrarmi la sua gratitudine. Zia Marta, invece, poveretta. Non voleva? No. Non che non volesse. Non ci credeva. Ecco. Ne aveva viste tante, povera vecchia, in vita sua, che non avrebbe voluto neppure che a Teresina passasse per il capo di sollevarsi dallo stato cui essa da tanto tempo s'era rassegnata. Aveva paura. Ecco. Poi sapeva quello che costava a me, che ai miei parenti, Ah, ma io lo ruppi con tutti, con mio padre, con mia madre. Quando venne a Palma, un maestro di fuori, uno che teneva concerti, uno... Beh, adesso non mi ricordo più come si chiama, ma nominato assai. Basta. Quando questo maestro sentì Teresina e disse che sarebbe stato un peccato, un vero peccato, non farle proseguire gli studi in una città, in un gran conservatorio, io presi fuoco. Allora ruppi con tutti. Sì. Vendetti il podere che mi aveva lasciato morendo un mio zio sacerdote e mandai Teresina a Napoli al conservatorio. Voi? Io. Oh, a tue spese, capisci? 4 anni la mantenne agli studi, 4. Non l'ho più riveduta da allora. Mai? Mai. Perché poi si mise a cantare nei teatri, capite? Di qua, di là, preso il volo.
da Napoli a Roma, da Roma a Milano, poi in Spagna, poi in Russia, poi qua di nuovo. Furori, eh? Ah, lo so, li ho tutti lì nella valigia gli articoli. Poi qua ci ho anche le lettere sue e della madre. Ecco qua, queste sono parole sue. Quando mi mandò il denaro che stavo per morire. Caro Micuccio, non ho tempo di scriverti, ti confermo quanto ti dice la mamma, curati, rimettiti presto, voglimi bene, Teresina. E vi mandò assai? E 1000 lire, no? 1000 già. E il vostro podere, scusate, quello che vendeste, quanto valeva? Cosa poteva valere? Poco. Un pezzettino di terra. Ah, ma io, lo qua io il denaro, eh? Ah, denaro non se ne deve neanche parlare. E io quello che ho fatto, l'ho fatto per lei. Eravamo rimasti d'accordo ad aspettare 2 o 3 anni perché lei si facesse strada. Zia Marta poi me l'ha sempre scritto nelle sue lettere. Ma dico la verità, ecco, questo denaro non me l'aspettavo. Ma se Teresina me l'ha mandato è segno che ne ha d'avanzo, perché la strada se l'è fatta. Altro è che strada, caro Bovi. E dunque, tempo... È di sposare? Io sono qui. Siete venuto per sposare Sina Marni? Sta zitto, se c'è la promessa, non capisci niente, sicuro, per sposare. No, io non dico niente. Io dico solo, sono qua. Ah, io ho piantato tutto e tutti lì al paese, eh? La famiglia, la banda, ogni cosa. Ho litigato con i miei parenti per via di quelle 1000 lire che arrivarono senza che io lo sapessi quando ero più morto che vivo. Ho dovuto strapparle di mano a mia madre, che se le voleva tenere. Ah, no, signori, denari, niente. Micuccio, Bonavino, denari, niente. E dovunque sia, anche in capo al mondo, io per me non posso perire. L'arte ce l'ho. C'ho qui l'ottavino. Ah, sì? Avete portato con voi l'ottavino? E come no? Facciamo una cosa sola, io e lui. Lei canta e lui suona, capisci? Non potrei suonare in orchestra, forse. Sicuro. Perché no? Suonerete bene, mi immagino. Così, così. Suono da 10 anni. Beh, e se ci faceste sentire qualche cosa, oh, eh? Sì, sì, bravo, bravo, fateci sentire qualcosa. No, ma che cosa volete sentire a quest'ora? Qualche cosina, via, siate buoni. Pezzettino. Ma no, ma non che... vi fate pregare, ecco qua. Ma... Su, via, per sentire. Ma com'è possibile così da solo? Oh, non importa, su, provate. Altrimenti, suono io, eh? Beh, su. Per me, se volete. Vi suono l'arietta che cantava Teresina in soffitta quel giorno? Sì, 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 bravo. quella. Ecco la signora! Su, voi, sbrigatevi! La signora ha detto che vuole andare a tavola appena rientra. Voi, presto! Andate di là! Presto, sì. presto! La mia Marsina, ma dove l'ho messa? Di là! Di là! È stato lo signor! No, splendido! Veramente splendido! Signor!
voi restate qua. Devo prima avvertire la signora, eh? Di là, Dorina. In sala, in sala. Oh. Prego, eccellenza. Cavaliere, si accomodi. Il signor Conte favorisca. Chi sono? Un invitato. Ma che fate? Piangete? No. Quella gente. Micuccio, tu qua. Sì, Marta. Oddio. Voi così. Che mi vedi? Col cappello, voi. Ah, già. Ma come mai? Senza avvertire. Che è stato? Sono venuto. Giusto questa sera. Oddio, Dio. Aspetta. Come si fa, come si fa? Vedi quanta gente, figliuolo mio, è la festa di Teresina. Lo so. La sua serata, capisci? Aspetta, aspetta un po' qua. Se voi credete che me ne debba andare. No, aspetta un po', ti dico. Io però non saprei, in questo paese. Eccomi qua. E Teresina? L'ho avvisata, gliel'ho detto. Ora, appena può, un momentino, si farà vedere. Intanto, noi ce ne staremo un po' qua. Sei contento? Per me? Io starò con te. Ma no, se dovete... Se volete andare di là anche voi. No, adesso di là si cena, capisci? Ammiratori, l'impresario, la carriera, capisci? Ce ne staremo qua noi due. Dorina ci apparecchierà subito questo tavolino e ceneremo insieme, io e tu, qui, vicino al fuoco. Che ne dici? Noi due soli. Ci ricorderemo dei bei tempi. Su, Dorina, qual è sta apparecchia per me e per questo mio caro figliuolo? Caro il mio Micuccio. Non mi par vero di trovarmi con te. Ecco. Sì, qua, così appartati, noi due soli. Lì capirai,
tanti signori. Lei, poverina, non può farne a meno. La carriera, come si fa? Li hai veduti i giornali? Cose grandi, figlio mio, cose grandi. E io, sai, sono come sopramare. Non mi par vero di trovarmi qua con te questa sera. Ma verrà, vi ha detto? No, dico per vederla almeno. Sì, sì, certo che verrà. Appena avrà un momentino di largo, non te l'ho detto? Sai, anche a lei, figurati, come farebbe piacere di starsene qua con noi, con te, dopo tanto tempo. Quanti anni sono? Tanti, tanti. Tanti. Figlio mio, mi pare ieri e mi pare un'eternità. Quante cose ho visto, cose che non mi paiono vere. Oh, certo, non l'avrei creduto se qualcuno me l'avesse detto quando stavamo là a Palma, che tu venivi su in soffitta, coi nidi delle rondinelle nella travatura del tetto. Ti ricordi? Che ci svolavano per casa, in faccia, tante volte. E i miei bei vasi di basilico alla finestra. E donna Annuzza, la vicinella nostra. Che ne è? Oh, morta? Me l'immaginavo. Vecchierella fin d'allora, più di me. Povera donna Annuzza. Col suo spicchietto d'aglio. Ti ricordi? Veniva con questa scusa. Uno spicchietto d'aglio in prestito. Giusto quando stavamo per mandar giù un boccone. E... poveretta. E chissà quanti altri morti, a Palma. Ma almeno morti riposano là, nel nostro camposanto, coi loro parenti. Mentre io, chissà dove lascerò io queste mie ossa. Basta. Su, su, non ci pensiamo. Brava Dorina. Qua Dorina. Faccio io, lo servo io. Così? Sì, sì, grazie. Va bene. Roba buona, eh? La serata d'onore, capisci? Su, mangiamo. Ma prima... qua posso farmela, di fronte a te. Bravo il mio figliuolo, anche tu, bravo il mio micuccio, sempre lo stesso, poverino. Ci credi che quando mi tocca di mangiare di lì, senza potermi fare il segno della croce, mi pare che quello che mangio non mi possa andar giù. Mangia, mangia. Ho una fame io. Non mangio da 2 giorni, sapete. Come? Non hai mangiato in viaggio? Non m'ero portato da mangiare, ce l'ho qui nella valigia, ma... ma? Ve lo devo dire. Mi sono vergognato, zia Marta. Mi pareva poco che tutti me lo dovessero guardare. Oh, che sciocco. E sei rimasto digiuno. Oh, povero il mio micuccio. Mangia, mangia,
Sicuro che devi aver fame. 2 giorni. Oh, e bevi, bevi. Sì, sì, ora bevo anche. Ridono. Già, bevi, bevi. Il buon vino nostro, Micuccio, quanto lo desidero sapessi, quello di Michelà, che stava sotto di noi. Che ne è di Michelà? Che ne è? No, Michelà sta bene, sta bene. Ah. E sua figlia Luzza? È sposato, ha già 2 figlioli. Davvero? Oh, veniva su a trovarci, ti ricordi? Oh, guarda la Luzza. Ha sposato. E chi ha sposato? Totò Licasi. Quello del Dazio, sapete? Nonno! E donna Mariangela dunque nonna. Già nonna. Beata lei. 2 figliuoli, hai detto. 2, già. Non bevi? Sì, sì, ora. Non ci badare. Si sa, ridono, sono in tanti. Figlio mio, che vuoi? La carriera è naturale. C'è l'impresario. Ecco Dorina. Brava, brava Dorina. No. Ecco. Micuccio, qua il piatto. Anche questo ti piacerà. Dimmi te. Fate voi, fate voi. Beh. Così? Come avete imparato bene voi. Mi fate proprio restare a bocca aperta. Per forza, figliolo mio, per forza. Quando vi ho visto entrare con quel mantello di velluto, col cappello in capo. Dio, non mi ci fa pensare. Eh beh, lo so, anche voi dovete fare la vostra comparsa. Ma se vi vedessero vestita così a palma, zia Marta. Oddio, non mi ci far pensare, ti dico. Ci credi che se ci penso mi prende una vergogna? Mi guardo, dico, io? Quella lì? E mi pare che sia per finta. Ma come si fa? Per forza. Dunque, dico proprio già arrivata, eh? Eh beh, si vede, grandezze. La pagano bene? Oh, sì, bene. Quanto per sera? Secondo le stagioni, i teatri, capisci? Sì, ma figlio mio, costa pur tanto questa vita. Non c'è denari che bastino. Tanto, tanto costa, se sapessi. Se ne vanno come vengono. Abiti, gioie, spese d'ogni genere. Eccola, e lei viene. Teresina. Ah, eccolo qua. Come va? Stai bene ora? Sei stato malato, eh? Beh, senti, ci vediamo tra poco, eh? Tanto qua ora c'è la mamma. Siamo intesi? A tra poco. Thank you.
Mangia. Mangiare? Come si è fatta? Non mi è parsa vera. Tutta così. Un sogno. La voce, gli occhi. Non è più lei, Teresina. Ma che neanche pensarci più. Tutto finito, chissà da quanto. E io sciocco, io stupido. Me l'avevano detto al paese. Io mi sono rotto le ossa a venire. 36 ore di treno per questo il cameriere, quella là, Dorina. Che risate. Io con... Ma me lo potevo figurare io. Sono venuto perché lei, Teresina, me l'aveva promesso. Forse. Sì. Come avrebbe potuto lei stessa allora supporre che un giorno sarebbe divenuta così? Mentre io là sono rimasto col mio Ottavino sulla piazzetta del paese, lei. Lei tanta via. Oh, ma che neanche pensarci più. Se ho fatto qualche cosa per lei, nessuno qua ora, zia Marta, deve sospettare che con questa mia venuta io voglia campare. Anzi, aspettate. Sono venuto anche per questo. Per restituirvi il denaro che mi avete mandato. Vuole essere pagamento? Restituzione? Che c'entra? Vedo che Teresina è diventata una regina. Vedo che niente, neanche pensarci più, ma questo denaro no. Non mi meritavo questo da lei. Che c'entra? È finita. E non se ne parla più. Ma denari, niente. Denari a me, niente. Mi dispiace solo che non sono tutti. Ma che dici? Ma non li ho spesi io. Li hanno spesi i miei parenti durante la malattia, senza che io lo sapessi. Ma vanno per quei pochi quattrinucci che spesi io allora per lei. Vi ricordate? Non è niente. Non ci pensiamo più. Qua c'è il resto e io me ne vado. Ma come, così subito? Sì, sì. Aspetta almeno che lo dica a Teresina. No, non hai sentito che voleva rivederti? Vado ad avvertirlo. No, è inutile. Sentite. Lasciatela star lì. Lì sta bene, al suo posto. Io, poveretto, l'ho veduto. È bastato.
O piuttosto andate pure voi di là. Sentite come si ride. Io non voglio. Non voglio che si rida di me. Me ne vado. Ma io. Io non posso più farle la guardia, figliuolo mio. Perché? Sì, sì, vattene. Vattene, figliuolo mio. Non è più per te, hai ragione. Se m'aveste dato ascolto. Dunque. A lei, dunque. Lei. Lei non è più degna di me. Per carità. Per carità. Per pietà di me, mi cuccio. Basta, basta. Me ne vado lo stesso. Anzi, anzi, tanto più, Ma per questo mondo tutta così, petto, braccia, spalle. Per pietà, mi cuccio. No. Non temete. Non le faccio niente. Me ne vado. Che sciocco, zia Marta. Non l'avevo capito. Non piangete. Non piangete. Tanto che fa. Fortuna, anzi, fortuna. Me ne scordavo. Guardate, zia Marta. Guardate qua. Ah, le lumie! Tu non le toccare. Tu non devi neanche guardarle da lontano. Sentite. Sentite l'odore del nostro paese. Se mi mettessi a tirarle a una sulla testa di quei galantuomini là. No, per carità. No, non temete. Sono per voi sola. Badate, zia Marta. Le avevo portate per lei. E dire che ci ho anche pagato il dazio. Per te. C'è quest'ora. Qua! Così. E basta, Non piangere. Addio, zia Marta. Buona fortuna.
Lumi! Lumi!